Siamo live, bentornati, mai dire supereroi, Edoardo Maturo, Daniele Sporchia. Ciao Dani. Ciao a tutti, buonasera e ben ritrovati. Siamo tornati col commento della terza giornata di campionato, quella di Milan-Spezia, 19º risultato positivo per i rossoneri. Ovviamente conoscete già il format della trasmissione, commenteremo la giornata con tutti i personaggi che conoscete, da Caressa, Ibra, passando per Pirlo, Gattuso, insomma, non risparmieremo nessuno, soprattutto il maestro Giampaolo, anche se questa settimana ci arriva da imbattuto, perché insomma il Torino questa settimana non ha perso, molto grazie al fatto che non è stata giocata la partita contro il Genoa a causa Covid, però insomma intanto è imbattuto. Adesso, appena Dani finisce di fare le condivisioni, Proprio un partiamo in secondo. coda. Sì, in coda avremo lo spazio dedicato, ormai lo sapete, mai dire supereroi si è dato questo compito di far pace a Antonio Conte e Max Allegri. Vediamo se ci riusciremo stasera. Fino adesso abbiamo fatto un buco nell'acqua. Avremo Raiola e Balotelli. Non so, Dani, che fine ha fatto Balotelli? Glielo chiederemo a Raiola. Non so se gli ultimi minuti di mercato si è accasato. Dimmi tu quando sei pronto. Prontissimo. E andiamo subito dal primo ospite di oggi. Ciao Fabio Caressa, ciao. Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Com'è andato Senti sto Fabio, noi mercato, Beppe? Com'è andato sto mercato? È finito male, eh? ricordiamo che mi chiama Beppe, anche se mi chiamerei Edoardo, però va bene lo stesso, ormai mi hai preso per Beppe Bergomi. È andato bene, non so tu che voto dai al mercato del Milan, Fabio. Ma guarda, c'è stato un momento che gli avrei dato 8, li eravate lanciati verso il 10, poi alla fine vi siete un attimino spenti, no? È mancato un po' il Bakayoko, è mancato un pochino il difensore centrale, adesso poi sono cazzi vostri che giocate con Musacchio, Duarte e Gabbia fino a fine stagione. Effettivamente sì, però Bakayoko, tra l'altro, che è andato al Napoli da Rino Gattuso, dal suo mentore. Dopo avremo anche Rino Gattuso, gli chiederemo questo. Però senti, noi veniamo da te perché tu sei il nostro esperto di numeri, il nostro matematico, l'esperto di algoritmi, anche se non ne becchi mai uno, però insomma ci credi a questa cosa. Ricordiamo che tu avevi detto il Milan sarebbe arrivato bassa classifica. In realtà, se finisse oggi il campionato, saremmo campioni d'Italia, Fabio. Sì, è vero. Allora, innanzitutto avete giocato contro squadre di Serie B finora, cioè adesso non ve la tirate che avete fatto. Non Cioè, esageriamo. L'anno sì. scorso recuperavamo queste partite, Fabio. Sì, vabbè, se l'anno scorso facevate particolarmente schifo, non vuol dire che siete diventati forti, cioè, calmini. Comunque, tu dici io che io sbaglio queste previsioni, che non azzecco mezza, ma calma, cioè, cosa ti ho detto io dopo la prima giornata? Fai attenzione a quale giocatore, vediamo se te lo ricordi. A Ricordo. tavolino, a tavolino, a tavolino. E Altri se altra esatto, trick guarda che ti ho messo la classifica cannonieri aggiornata, cioè ce l'hai per salvato, Edo. Guarda, come puoi vedere, tavolino sta letteralmente dominando la classifica marcatori di Serie A. Cioè, tavolino è nettamente avanti a tutti. Due triplette, Cristiano Ronaldo muto. È esploso così all'improvviso questo Io tavolino. te l'avevo detto, Edoardo, cioè tu non ti puoi fidare di me. Il mio algoritmo diceva che da qua a fine stagione Tavolino avrebbe vinto la classifica cannonieri e con questo Covid in agguato non escludo ulteriori exploit. Tra l'altro, appunto, Fabio, quello che mi domandavo è come finirà questa questione tra Juve e Napoli, se finirà 3-0 a tavolino, se daranno comunque un rigore alla Juve. Non ci credo che, insomma, glielo daranno comunque il rigore, quindi sarà un 4-0. Sì, sicuramente il rigore alla Juve lo faranno calciare a Cristiano Ronaldo a porta vuota, così saranno sicuri che si giocherà, insomma, la classifica con cannonieri con tavolino, che insomma, cioè, si sa che ai piani alti spiace se un giocatore della Juve non vince la classifica cannonieri. O per dirla con Simone Inzaghi, spiazze. Spiazze, spiazze se non la vinse Ciro. È stato espulso Ciro. Questo è pesante, pesante, ma dopo se vuoi ne parliamo quando c'è Conte, che ho alcune cose da dirgli Va bene, perché abbiamo cominciato così da Caressa a Simone Inzaghi come se niente fosse. sì, sono cose che capitano, tanto la voce si perde con grande facilità.
mi domandavo, state continuando ad evolvere lo stipendio al presidente Lotito? In realtà non è che vi abbia accontentato più di tanto sul mercato, mister. Ma guarda, purtroppo lui mi ha detto, è Zabello che quando mangi hai Pepe a tavola, Pepe Reina. Cioè, infatti noi l'abbiamo messo lì a centro tavola perché tanto cosa me ne faccio di Pepe Reina come portiere. Una sorta di benefit, Pepe Reina. Sì, è stata una gentilissima concessione da parte del presidente che come sempre si dimostra generosissimo e disponibilissimo nei nostri confronti. Va bene, mister, nulla contro di lei, ma noi dobbiamo andare dalla nostra punta di diamante che è impegnata per tutti noi a salvare l'umanità da questo virus. Andiamo dal nostro Zlatan Ibrahimovic. Ciao Zlatan. Ciao a tutti, ciao, sono qui. Come stai innanzitutto? Tu cosa dici? Come mi vedi? Mi vedi bene? Beh, anche perché ho paura di te, non oserei mai dire il Sì, contrario. esattamente. Sai, adesso vaccino va bene, siamo a buon punto. Oggi abbiamo fatto il prova su un uccellino. Lui, Come mio su un marito. uccellino, come su un Sì, uccellino. Antonio, grande cavia, no? Si è Ma è messo. legale questa cosa? Non so se è legale, però abbiamo provato così. Ormai abbiamo fatto e ti dico, sono passate Ma più o cosa? Il meno. paziente presenta pustole? Cosa, in che stato? Come sta Nocerino? No, Facci. innanzitutto abbiamo fatto un partitella di calcetto e è riuscito a stoppare un pallone da solo, senza che glielo stoppassi io. Quindi sembra che non presenti Quindi sintomi. funziona. Funziona, sta bene in Nocerino e quindi ci siamo. Il vaccino è quasi pronto. Il vaccino è quasi pronto. E tu come stai invece? Ritorni per il derby, Zlatan? Sorpresa, sorpresa, vediamo come mi gira, no? Penso di sì perché ormai non vinciamo derby da 2016, mi sembra, è troppo tempo e. Cominciamo a essere un po' stufi noi. Sì, ci deve pensare Dio Zlatan, no? Come Come sempre, come sempre. sempre. Purtroppo non ti hanno accontentato con Chiesa che sarebbe andato d'accordo con Dio, era proprio binomio fatto, invece Chiesa Sì. è andato alla Juve, mentre al Milan è rimasto Leao, è ricomparso Leao. Zlatan, tu ci avevi detto che era scomparso nella savana, invece è Sì, tornato. no, no, lui è tornato, ma adesso bisogna lavorare sul taglio di capelli, no? Guarda, cioè, ti. No, guarda, gli hanno messo il maionese in testa, ti ho messo una foto e puoi vedere, ti ho detto, guarda, ieri, dopo vedi, questo non è i capelli di Leao, è un po' di maionese. Ieri, dopo il partito, in spogliatoio, so che tutti i miei compagni hanno preso un po' di patatine, hanno pucciato in testa di Leao e buono, Big buono Crispy condimento. Esatto, Leao, bravo, bello nome, sei meglio di Pellegatti, direi, no? Big Crispy Leao. Ti ringrazio, troppo buono Zlatan, troppo Sì, buono. lo Va so, è bene. vero. Ma ieri l'hai vista la partita? No, non l'ho visto. Come No, sapevo già il risultato, no? Dopo che no? Come ho visto con Rio Ave, no? Ho detto, se guardo ancora partito e loro fanno disastro come con Rio Ave, stavolta è la volta che vado a prendere di peso davvero loro e faccio male a qualcuno, no? Però una partita epica quella del Rio Ave, tanto che in questa puntata avremo Federico Buffa che ce ne fa. Anzi, ragazzi, facciamo così. Dani, se sei pronto, direi Sì, Federico sempre pronto. Buffa, epico di Rio Ave Milan. Allora, ciao Edoardo, ciao a tutti gli amici di Mai Dire Supereroi. Stasera vi voglio parlare di una di quelle partite epiche che entreranno nella storia del calcio. Rio Ave Milan. Il Rio Ave, due parole veloci su di loro, sono una squadra che nasce nel 1939. Dal genio di due pescatori che, da grandi fanatici del Rio delle Amazzoni, decisero di dedicargli una squadra, quindi Rio delle Amazzoni, Ave, un'Ave Maria, una preghiera per questo fiume che dava loro da mangiare ogni giorno. Il Rio Ave riuscì veramente a avere un exploit clamoroso fino ad arrivare per ben 2 volte al quinto posto di uno dei campionati più ricchi di talento di tutto il calcio europeo. La Liga NOS portoghese.
Il quinto posto del Rio Ave li ha portati a giocarsi la qualificazione all'Europa League con una delle squadre che in Europa hanno fatto la storia. Il Milan di Gianpaolo. Ah no, il Milan e basta. Ai calci di rigore non si vedeva tanta enfasi dei tempi di un'italiana contro un'altra portoghese, ovvero Udinese Sporting Braga, che come ti ho messo nelle grafiche, puoi ricordare il famoso e leggendario rigore del mago Mike Oswell, che purtroppo, volendo fare il cucchiaio, calcia direttamente in bocca al portiere dello Sporting Braga. Ma stavolta non è andata così, questa è un'altra storia. Il Milan tiene botta, il Rio Ave non molla colpo su colpo e arrivano i calci di rigore. Saranno 24 o forse 25. Questo per avere il numero adatto, esatto, dovrete comprarvi 32 cofanetti con la mia telecronaca rallenti che vi permetteranno di recuperare quello che avete perso. Perché il Rio Ave, ricordate, è l'unica squadra del calcio portoghese ad avere 11 giocatori senza un soprannome, e l'unico al quale hanno deciso di dare un soprannome l'hanno fatto totalmente a caso, abbinando il soprannome di un terzino degli anni 80 argentino che nessuno ricorda, a un giocatore che nemmeno gli somiglia per sbaglio. Questa è la storia del Rio Ave, che perde per un solo calcio di rigore contro il Milan, la grande regina del calcio europeo. Beh, racconto epico, grazie Federico. Questa è una partita che effettivamente resterà negli annali. Tra anni ci ricorderemo di quella partita incredibile. Ve lo ricorderete tra anni, perché quando andrete a vedere la replica, la starete ancora vedendo tra anni. È per questo che ve la ricorderete, perché ci vorranno anni per ripercorrere tutti i calci di rigore. Sì, con i 9 cofanetti. Però a proposito di partite epiche, ragazzi, non possiamo che andare dal maestro, perché l'abbiamo detto in apertura, una squadra dopo un precampionato disastroso, un avvio di campionato altrettanto disastroso, finalmente il toro del maestro Gianpaolo è imbattuto questa settimana. Buonasera maestro. Buonasera a tutti, buonasera. Quando è che fate partire la sigla ma che musica maestro? Qua ci voleva. Ci voleva. Però insomma, da imbattuto, per la prima volta viene a mai dire supereroe da imbattuto. Come Susso? Anche perché la partita non si è giocata, lo ricordiamo, per motivo di Covid, era contro il Genoa, quindi non è che la farei così. Ah, non si è giocato. Cioè questo come non si è giocato? Noi siamo andati allo stadio, abbiamo aspettato 45 minuti il Napoli che non è arrivato, quindi 3 punti a tavolino. Quella era un'altra partita, maestro, sta facendo un po' di confusione. Sono imbattuto. E allora, di che cosa stiamo parlando? Le dirò di più, maestro. Adesso con la pausa delle nazionali si prospettano altre 2 settimane di imbattibilità praticamente. Quindi insomma... Guarda, mi sono fatto un fotomontaggio da solo, guarda, mi sono autocatalogato, perché c'è, cioè, insomma, lo merito. Cioè, adesso sono 7 giorni che sono imbattuto e lo sarò per altri 14, grazie alla pausa delle nazionali, Superman maestro Gianpaolo. Cioè, ragazzi, cosa vogliamo di più? Cosa vogliamo di più? Vi ho detto, datemi tempo, 21 giorni di imbattibilità, ma quando mai mi ricapita? Il problema, maestro. Sì, però maestro, il problema è quando si tornerà a giocare, mi sa. Ah, perché si torna a giocare anche, non è finito il campionato. No, così pare. Anche perché se finisse adesso, insomma, voglio dire... Non siamo messi benissimo, questo l'abbiamo detto, ma siamo un cantiere, serve tempo, serve rodare i nostri ingranaggi, che ciò non vuol dire che vinceremo partite, ma vi faremo divertire. Esatto, anche perché la strategia, lo ricordiamo, è quella di retrocedere fino alla Serie C, se non categorie inferiori, per poi fare una cavalcata tutta ad un fiato fino alla Serie A, maestro. Io pensavo stanotte, ci ragionavo, perché così preso dall'entusiasmo di questa grande imbattibilità, ho detto quasi quasi, perché non retrocediamo addirittura nei dilettanti? Negli autori, giochiamo il sabato pomeriggio, scapoli ammogliate, la domenica siamo pure liberi, ma prendiamoci tutto il tempo del mondo che serve per creare questo progetto Torino. Poi è un po' lungo ritornare su, maestro.
almeno la carriera ce l'ho assicurata per i prossimi 10 anni e devo pensare anch'io a mangiare, cioè non è che se vengo esonerato stavolta, attenzione che non è così facile per me ritrovare un posto di lavoro, ho anche una famiglia. Però l'obiettivo è superare l'ottava giornata, maestro. Ah, questo sicuramente è quello che mi sono prefissato, ottava giornata, magari ne sospendo un paio, una l'abbiamo già guadagnata, cioè quindi se perdo la prossima ne ho perse solo 3, ma siamo già alla quarta, quindi si migliora, si cresce e veramente sono contento e orgoglioso del mio lavoro al Torino. Insomma, maestro, grazie per aver condiviso tutta la sua saggezza con noi, ma a proposito di mister, noi dobbiamo correre, ragazzi, dal nostro di mister, anzi dal nostro allenatore in seconda, non so, scusate, sto cercando, non lo trovo, ovviamente sto parlando di Pioli. Allora, ciao Edoardo, Zlatan, come stai? È stato con voi oggi? Cosa ti ho detto? Che sta bene? Sì, abbiamo chiesto, insomma, anzi no, non gli abbiamo chiesto come mai certe scelte in campo, perché tenevamo questa domanda per lei. Ma guarda, io ti dico, sono stato molto contento di Zlatan, che ieri addirittura mi ha detto, guarda Stefano, fai tu la formazione, non ci sono problemi, sei libero di fare quello. Sì, infatti visto che nell'11 titolare ho fatto un po' di impiastrate, ma sono cose che fanno parte di quando si cerca di improvvisare. Scusi, vista la prima volta che Zlatan le dà un po' di libertà, scusi, lei combina questo pastrocchio. Sì, beh, però non puoi pretendere che io faccia cose spettacolari. Comunque, ragazzi, ieri addirittura mi hanno detto grande mister quando è finita la partita, e per me è stato un grande motivo d'orgoglio, perché non è successo. Sì, mi hanno chiamato mister. Colombo addirittura mi ha detto grazie mister che mi ha messo al primo minuto. Zlatan non mi avrebbe mai fatto giocare. Quindi sono molto soddisfatto di questi passi avanti con i miei ragazzi che credono evidentemente in me. Beh, insomma, però le scelte del secondo tempo, poi che sono quelle che hanno cambiato la partita, l'ingresso di Çalhanoğlu, poi quello di Kessié, quindi sono tutta farina del suo sacco, oppure lì invece c'è dietro la mano di Zlatan? No, guarda, ti dico in tutta sincerità, perché a me piace essere trasparente, è arrivato un messaggio da un input dall'alto dove mi hanno praticamente obbligato... In alto, mister. Diciamo i piani altissimi su in zona Zlatan praticamente, no? Lui mi ha detto metti a Can che devi cambiare la partita. Comunque guarda, sono molto contento perché oggi come vedi è arrivato un nuovo grande difensore centrale, cioè questo è il nuovo difensore centrale del Milan, praticamente qualcosa vi dimostro qualcosa che non è arrivato, il nuovo difensore centrale del Milan, bellissimo giocare, pensare. Qui infatti, mister, leggo tra i commenti, insomma, oggi il tema di dibattito è quello, i tifosi sono un po' delusi per il mancato arrivo di un difensore. Sì, praticamente ho già capito che mi toccherà giocare con Gabbia, Duarte, Musacchio tutta la stagione e dopo prendermi anche le colpe se perderemo le partite o se non raggiungeremo degli obiettivi che ci siamo prefissati. Effettivamente è un po' un problema, soprattutto se fa giocare Duarte, direi. Sì, allora con Duarte sono sempre chiari, abbiamo detto Duarte di farti da parte, lui l'ha capito anche perché Zlatan gli ha detto a modo suo e quindi sto tranquillo in questo senso. In che modo gli ha detto? L'ha preso, l'ha spostato di peso e lui non ha fatto una piega, si è lasciato fare con un peluche. È stato muto. Esatto. Non è onievo. Va bene, mister, allora che dire, innanzitutto complimenti per questo avvio di stagione, speriamo di tenere passo. Ah, speriamo se c'è la pausa, speriamo di recuperare Zlatan, speriamo di recuperare i giocatori che comunque possono fare la differenza e speriamo dai. Paco Trotta è uno che potrebbe fare la differenza lì davanti? Ma se la differenza pensano che la possa fare Colombo che c'ha 18 anni, non lo so, Paco lo vedo piuttosto pimpante, può essere che magari lo schiamo al primo minuto. Paco, mandaci qualche informazione. Se manda qualche video lo facciamo visionare a Massara, almeno sa come arrivare la sera. Ah, ma perché è vero Massara? Cioè dico... Io ti dico, ho provato a stringergli la mano e era trasparente, cioè tipo un ologramma, però stiamo cercando di capire se ero un po' allucinato io oppure Massara è proprio finto. Va bene, mister, la salutiamo. Un abbraccio, ciao a tutti, grazie. Un abbraccio. È finito il calciomercato, ahimè, l'abbiamo detto,
alcuni tifosi sono un po' delusi, ma soprattutto ad essere deluso, immagino, sarà un personaggio che aveva dispensato per le dissaggezze, per convincere del Milan a prendere qualche fuoriclasse sudamericano. Così non è stato, Lele. Purtroppo non mi avete dato ascolto neanche stavolta. Voi guardate il sacco dei vostri acquisti, e chi c'è all'ultimo giorno? Nessuno. I tre giorni del Condor volati via. Non c'è più il Condor. Non c'è più il Condor, non ci sono più grandi acquisti. Allora, io ti apro una parentesi, no? Facciamo un focus. Un focus. Sì. Una partita in particolare. Atalanta-Cagliari, 5-2. Cioè, quanti giocatori sudamericani segnano? Innanzitutto segna Godin. C'ha l'esordio, giocatore differente, Godin, eh? Cioè, colpo di testa e gol, non lo prendono mai. Poi chi segna? Joao Pedro, giocatore brasiliano di una classe superiore che voi snobbate tutti, però fortissimo. Solo perché è sudamericano, peraltro sono punti in più. Certo, perché allora i gol dell'Atalanta poi se li fanno, o del Cagliari in termini salvezzo scudetto, valgono doppio se li fanno i sudamericani. Attenzione, per questa cosa. Questa regola, sì, 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 esattamente. E poi altro giocatore che sicuramente ha fatto la differenza, che è Duvan Zapata, e che nazionalità del nostro Cristian, e di che nazionalità è Zapata, me lo dici tu, Edo? Colombiano. E Muriel che nazionalità è? Colombiano. E la Colombia dove si trova? Sarà un caso, dico io, che si trova in Sud America? Ma secondo me non è un caso. E tra l'altro Pasalic, di che nazionalità è? Croato. La Croazia dove si trova? Da ieri in Sud America, sì, perché la cartina geografica è cambiata in base al calcio con la F, no? Che ha ridisegnato tutti gli schemi geografici. Perché in Croazia si gioca un calcio differente. Un calcio differente, cioè Kalinic, Pasalic, Modric, tutti, Rebic, tutti con la C, un calcio con la C, così, capito? Ibrahimovic. Quindi, scusa, la novità è che da questa settimana su Lele Adani Channel si possono vedere anche le partite del campionato interregionale croato? Allora, stiamo battagliando un po' per i diritti TV, perché allora a volte in Croazia... Che vorranno accaparrarseli. Sì, ogni tanto in Croazia, sai, ci sono un pochino di risse, lì sono un pochino fumantini, no? Come carattere, quindi devo gestire un pochino le censure, però quando trovo questo diciamo pezzo del puzzle mancante, poi tranquilli che vi trasmetto anche gli oratori del calcio croato, che non vediamo l'ora. Va bene, Lele, grazie, un abbraccio, ciao Edoardo, ciao a tutti. Ragazzi, andiamo, prima abbiamo scherzato ovviamente quando l'abbiamo chiamato maestro, perché sappiamo che non è più lui il maestro, ma lo scettro è passato di mano, anche perché Andrea Pirlo ha iniziato a vincere le partite anche senza giocarle. Dite voi se insomma non sono magie queste. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao. Sono molto bello carico. Bello carico come sempre. Stracarico, perché non so se hai notato che dopo essere stato promosso dalla Juventus 23, Under 23 alla Juventus prima squadra, senza neanche fare mezzo allenamento, neanche niente praticamente, neanche il patentino gli ho fatto vedere, adesso addirittura vinco le partite senza neanche giocarle, cioè più maestro di così. Qual è il tuo segreto, Andrea? Il segreto è il fascino. Anche perché ricordiamo che il trofeo più importante della stagione è già stato assegnato, quello di allenatore più sexy, e chi poteva vincere se non te? Se non io, tra l'altro, cioè, io approfitto di questa giornata dove ho riposato, così per ricordare quello che poi era il mio target principale prima di diventare un presunto allenatore, ovvero quello di promuovere il mio libro del Kama Sutra, che se gentilmente fai rivedere ai nuovi teleascoltatori, per riuscire, per esprimere pienamente le proprie potenzialità amorose, io posso vi spiegherò con l'ausilio di Rino, come potete vedere. C'era anche Seedorf, però mi ricordo. Seedorf da pagina 34, perché dopo era troppo lungo da mettere in segnalibro. Pensavo il segnalibro. Ah, beh, sì, effettivamente potrei dare l'omaggio al segnalibro di Seedorf come nuovo articolo. Bravo, mi hai dato una bellissima idea e sono sicuro che mi farà vendere molte più copie. Però, mister, a proposito del suo amico Rino Gattuso, ieri doveva esserci lo scontro che poi alla fine non c'è stato.
Sì, rischiava anche di andare male, insomma, per la Juve. Bah, guarda, ti dico, sicuramente mi è andata bene, sai, io sono onesto, siccome il mio Luna Park è ancora in via di costruzione, per cui diciamo che se dovesse affrontare Rino tra un mese o due, sarebbe molto meglio che affrontarlo, averlo affrontato ieri sera, dove probabilmente mi avrebbe dato due schiaffoni sul muso, come ha sempre fatto da quando ci conosciamo praticamente. C'è un po' di paura. Tra l'altro, lei, che insomma, vi siete lei presentati... Lei chi, scusa, una ragazza. Tu presentato allo stadio, ma in realtà avevi paura a giocare. Rino non è venuto allo stadio e in realtà voleva giocare. La roba strana è un po' questa. Sì, Rino, sono sicuro che sarà incazzato, Nero, che non ha giocato questa partita. L'avremmo dato il collegamento, Andrea. Sì, ma anche perché loro hanno il veleno, quindi cioè, non penso che sia un problema poi il coronavirus. Cioè, lui li ha avvelenati già prima, per cui ci hanno addosso sicuramente gli anticorpi. Vabbè, ma com'è come allenatore Gattuso? Bravo, sicuramente sta lavorando bene. Certo, va detto che anche lui fa parte di quelli come me, che se non si chiamavano Pirlo Gattuso probabilmente sarebbero partiti dall'oratorio. Gattuso un po' di gavetta l'ha fatta, Andrea. A differenza di qualcun altro. Sì, però nessuno ha avuto culo come me, cioè, quindi fammi trovare qualcuno da mettere nel mio gruppo, perché Seedorf è un altro che ha fatto un po', però non è partito. Bravissimo, sì, però Seedorf alla fine, cioè, poverino, gli hanno dato in mano una squadra di disperati, ha fatto più danni dalla peste, è andato a allenare cosa alla nazionale dello Zimbabwe, mi pare, cioè, non è che è finito molto bene poi Clarence. Va bene, Andrea, ti salutiamo allora, perché andiamo a sentire Rino Gattuso, non ce ne volere, ma gli vogliamo un po' più bene. Vi lascio nelle mani di Rino, grazie, sono sempre molto contento di stare qua con voi. Grazie, ciao Andrea, allora ci lasci nelle mani di Rino, noi ci facciamo toccare con mano allora, miste. Ciao Rino. Madonna, si sono incazzato, come si fa a perdere una partita così? 3-0 perso, eppure mo mi vogliono hai dato pure il rigore a Cristiano Ronaldo. Girava voci ieri sera, stava così, ma guarda, sono cazzato nero, perché mo sembra che mi danno pure un punto di penalizzazione, non è bello. Tra l'altro poi sono cazzato nero pure con Zielinski, perché lo sai come è iniziato? Perché con Zielinski? È partito tutto con Silvestre Stallone è partito tutto. Perché allora, praticamente ti ricordi, l'hai visto tu Rocky 4? L'hai visto Rocky? Sì. Te lo ricordi Ivan Drago? Sì, come no? Ecco, guarda che ti faccio vedere, così per chi non se lo ricorda, ti ho preparato la grafichina, no? Cioè hanno chiamato Zielinski per fare il remake di Rocky 4, no? E stava Silvestre Stallone che c'aveva il Covid, e a darsi i cazzotti nel fan match Zielinski mi ha preso il Covid, cioè non l'ha preso da Genoa. Lui è andato a fare, ha detto, mister, interessante. Sì, lui mi ha detto, mister, faccio una nuova carriera, voglio fare due lavori insieme, a fine mese faccio fatica, con 2 milioni di euro so pochi. Per arrotondare lo fa. Sì, ci ho dato pure il veleno, che gli ho detto, magari finisci prima del 13° round sto film, no, magari stavolta finisce diverso, siccome a forza di riguardare il match, magari poi Rocky si stufa di prendere mazzate e si fa battere. Invece no, lui è andato lì. Comunque una storiaccia, in che cosa ti sei andato a cacciare nel Napoli? Era meglio se te ne stavi al Milan. Madonna, non me ne parlare, cioè sono andato via, avete comprato Ibra, e siete tornati a fare quinto posto, cioè stavo qua era meglio, però mo c'ho Bakayoko, l'ho fregato e che... Ma scusa Rino, ci hai portato via Bakayoko, come stai? Stavate a fare passi avanti, a forza di fare passi avanti è arrivato a Napoli, è passato dritto per Milano. Quello proprio giusto. A forza di camminare, Rino, ti vogliamo bene. Ciao Edoardo, ciao a tutti. Dobbiamo andare, ragazzi, perché come vi dicevo, ci siamo dati il compito di far pace a due allenatori italiani. Adesso datemi giusto il tempo di collegarli. Qua. Antonio, vedete, già collegati. Mister Allegri, buonasera mister. Ciao a tutti. Ciao mister, e Antonio Conte col suo Pancrazio. Ciao Antonio.
Buonasera a tutti, buonasera. Sai chi sembri, Antonio? Sembri Johnny Canepa. Scusate, scusate. Allora, ragazzi, allora Conte, primo passo falso, mister. Siete partiti tutti carichi, poi avete pareggiato contro la Lazio. Salutate la capolista. Okay. Facciamolo un saluto ogni tanto anche ai cugini, gente che sta più in alto. Ma esatto. Dicevo che la partita è stata anche un po', dal punto di vista mio, raccapricciante per quello che è successo, le espulsioni, tutte queste cose. Non sono cose belle da fare da Antonio Conte, il numero uno d'Italia. Con i capelli bellissimi. Mister, non vorrei deluderla, ma qui mi sa che qualcuno ha goduto al pareggio della Lazio. Dico bene, Max? Ma goduto una parola grossa. Una parola grossa, ho proprio fatto festa, ho organizzato un party in onore del primo pareggio di Conte e poi... parlato? Sì, ho parlato benissimo, c'era pure Ambrangiolini, quindi sai, abbiamo fatto non è la Rai, no? Cos'è che faceva? Non mi ricordo il programma. Comunque, volevo chiedere al mio amico Antonio se a Vidal gli date l'Oscar. Cioè perché... veramente una recitazione perfetta sul colpo di Immobile, cioè proprio rimasto, che è successo? Subito prima questa cosa. Ma guarda che se lo guardi bene, Vidal ha preso un colpo di ascia da dietro, gli hanno sparato, qualcuno è arrivato, sparava davvero, tu non c'eri allo stadio, non le hai viste queste cose. Ma al bar non hanno segnalato nulla di anomalo, mister. E sicuramente al bar c'era Matri, che è un amico suo, e faceva tutte le cose con lui. Però noto una cosa, ragazzi, almeno dopo qualche settimana mister Conte se n'è fatto una ragione che allena l'Inter. All'inizio si confondeva tra Juve e Inter, continuava a chiamare Paratici, Chiellini, eccetera. Almeno adesso mi sembra sia entrato nella parte, mister. Praticamente cosa è successo? Qualche giorno fa, 3-4 giorni fa, mi ha chiamato Pavel Nedved e mi ha detto che se continuo a dire che sono l'allenatore della Juventus mi manda qualcuno a farmi picchiare e io non è che posso andare avanti, allora fingiamo di essere quello dell'Inter e io sempre forza Inter e sono contento, ma non dà, dice che è tutto a posto così. Ma il suo sogno però è di tornare ad allenare la Juve, magari come Max Allegri, come secondo. No, Allegri può fare il disoccupato e fare finta di andare a ballare a ballando sotto le stelle, quello può fare. Tra l'altro l'ho guardato domenica, ma Allegri era solo un ospite, io pensavo che proprio stava là, e quindi un lavoro non ce l'ha davvero. Allora, di andare a ballare lo dice sua sorella, innanzitutto. Calmiamoci, l'obiettivo è far pace e non litigare. Perché lui è anche Conte uno che sta diventando teorico, Lui fa teorico, adesso che è arrivato Moses, cosa fa? Ti apre le acque e ti apri in due il parrucchino, fai la riga in mezzo con Moses, dai. Allenatore, mi tocca sta a commentare. Ma è per quello che Conte si è impuntato per Moses? Antonio, si è impuntato per Moses. Io sono sicuro che un giocatore così, appunto come dicevi te, uno che apre le acque, ma che cosa mi può combinare in campo? Certo, non posso giocare con gente come Azzavoa, e meno male che l'abbiamo andato via. Cioè, capisci che ci sono giocatori e giocatori. Vabbè ragazzi, mi sa che neanche questa settimana riusciamo a farvi far pace, ma ci riproviamo settimana prossima. Vabbè, se proprio ci proviamo, cioè sono una persona per bene, cioè vengo qua, se, cioè, non è che c'è niente contro nessuno, se volete fa pace, faccio pace, però settimana prossima se ne riparla. Va bene, salutiamo tutti, Max Allegri, Antonio Conte, Pancrazio, ci vediamo tutti settimana prossima, perché abbiamo l'ultimissimo confronto, ragazzi, siete tutti curiosi di sapere che fine ha fatto Mario Balotelli, soprattutto come sono i rapporti tra Mario Balotelli e il suo agente Mino Raiola. Ci siete, ragazzi? Ciao, Edardo, tutto bene?
Edoardo con la O. Edoardo, che ho detto io? Vabbè, Edoardo. Ciao Mino, ciao Mario. Ciao Coso. Ciao. Mi sa che non corrono buoni rapporti in questo periodo. Mario, sei arrabbiato con Mino? Beh, per forza, non riesce neanche a trovarmi più una squadra dove farmi giocare, non riesce più a trovarmi le fighe, non mi offre più una pizza da chissà quanto tempo. Ha perso un po' il suo tocco magico? Un pochino sì. Ma scusa, era lui che ti procurava le ragazze, ho capito bene? Beh, ovviamente con tutti i soldi che guadagna, sai quanta figa gli gira intorno a Mino Raiola. Questo è un po' inquietante, ma è così Mino, cioè tu sei un bel bocconcino per lui. Ma sai come si dice, quando inizi a fare, sei bravo a gestire i cacciatori, poi è facile gestire tutto, come si dice. Anche le mogli dei cacciatori, dici. Sì, gestire tutto, offre un servizio a 360 gradi, a tutto tondo. Anche a 90, diciamo. E Mario, non dire queste cose in diretta che sono nostri segreti. Dopo, per forza, che non ti trovo una squadra nuova che un po' che ti cercano. Se fai brave, stasera ti faccio andare a Monza con Boateng. Effettivamente, adesso obiettivo gennaio, Mario. Per forza adesso non posso giocare, ormai il calciomercato è finito qualche ora fa e quindi sono senza squadra, ma posso allenarmi se Mino mi trova appunto un accordo col Monza, magari Berlusconi, c'è un sacco di figa. C'è da dire che su quello... Hai visto che abbiamo trovato... Andiamo a botta sicura. Abbiamo già trovato la soluzione. Hai visto come soluzioni. Si fa? Soluziona. E ha visto in due secondi io e Marie abbiamo sistemato tutto, cioè non c'è bisogno di parlare tanto. Abbiamo fallito per l'ennesima volta tra Allegri e Conte, però almeno siamo riusciti a far pace a Balotelli e Raiola, è già un primo passo avanti. Marie, sei contenta a papà? Sei contenta a Mina? Io sono contento soprattutto perché c'è un sacco di figa a Monza. Sono la persona più felice al mondo. Mino, vieni, ti offro una pizza, però la fai te. A meno di ingredienti me li compri? O devo tirare fuori le mie commissioni per spendere a comprare la pasta al forno e tutte queste cose? Madonna, che braccino che c'hai però, Mino. Mamma mia, ragazzi, più siete ricchi e più siete veramente braccino corto. Va bene, ragazzi. Allora, no, aspetta, l'ultima domanda, Mino, ma Gigio rinnova? Adesso non è che ti posso dare queste notizie così scoop. Allora, io ti dico, se signor Gazzidis dà a Mina 10 milioni di euro, sicuramente firmiamo contratto. Grazie, come si dice, no? E tanto avete comprato un difensore l'ultimo giorno, non l'avete comprato difensore l'ultimo giorno. Se chiedevate a Mine, soldi risparmiati? Se chiedevate a Mine, Manolas, per esempio, da Napoli, che non è tanto contento con Gattuso, ve lo portava. Proprio avete voluto fare di testa vostra e adesso me lo tengo io. Perché gira voce che dopo che l'altra volta ha inserito Antonio nella trattativa per il rinnovo, quest'anno inserirai proprio Mario. Nella trattativa di portare Mario al Milan? Per Donnarumma? E adesso non esageriamo, cioè vabbè, quelli spendono i soldi ma mica sono scemi totalmente. Mario già ci sono cascate due volte, Mario non te la prende male, ma solo Gagliani e Monza te possono prendere ormai, oppure qualche turco che c'è soldi da spendere, ma la promettono e dopo non so se mantengono. Mario, volendo da quelle parti ci si può tornare, ma appunto come dici te, invece che fermarmi a Milano vado dritto e supero un po' di paesi e arrivo a Monza. Abbiamo capito che va bene così. Le piace Monza a mie assistite, Maria? Le piace Monza? C'è anche la pista di Formula 1, Maria. Se devi prendere la Ferrari, vai a Monza e stai già con la pista. Monza tira più di un carro di buoi, e con questo direi che possiamo chiuderla qui stasera. Grazie a tutti
di averci seguito, soprattutto grazie a continuo a sbagliare, Daniele Sporchia. Ciao Dani. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Grazie a Gianluca Docimo. Ciao Gian. Grazie anche a te. Voi se ci volete aiutare potete condividere il video sulla vostra pagina Facebook oppure andare sul canale YouTube di Mai Dire Supereroi e iscrivervi al canale. Dani, noi quando torniamo ce lo facciamo dire? No, è così, ce lo dice Andriy Shevchenko. Ma allora, settimana prossima non c'è campionato, Edoardo, però io direi se vuoi noi possiamo venire a dire qualche stupidata, tu cosa dici? Ma direi di sì, dai. Voglio chiedere a mio amico Gian se Rocco Commisso è d'accordo di fare Mai Dire Supereroi prossima volta. Ma io ti dico, io sono sempre d'accordo, ok? Tutte le cose che facciamo insieme, io sono sempre d'accordo. Basta che siamo all'Italia con tutti i miei amici paesani di Calabria, che saluto. Ciao, gioiosa Ionica. Ciao. Ma Rocco, senti. Okay? Rocco, qual è la tua più grande qualità? La mia grande qualità? Come tutte le cose, qualcuno, idolo americano, per esempio la minchia grande che non si dice. No, ma Rocco, è vero che volevi comprare Milan? Ah, ci avevo provato, ok? Tanto tempo fa, ci avevo provato, mi ero avvicinato, poi mi hanno detto che non si può fare, c'erano molti più soldi, e allora mi ha già cattato Fiorentina, ma mi compro tutto il paese, prendo Palazzo Pitti, mi ha cattato cose di Leonardo, tutti i grandi cose di Austria, ok? Pensavo che avevi comprato la Fiorentina per fare i soldi vendendo Chiesa per poi comprare Milan, pensavo che fosse questa la strategia. No, io hai venduto Chiesa per mi comprare un Duomo. Ah, okay? Per quello. Per proiettare Messi, così lo proietta Rocco. Scontro tra presidenti, buonasera, presidente Moratti, qui non finiamo più. Moratti, presidente, com'è Commisso? Com'è? Beh, un pochino inesperto, no? Si vede che lui è abituato a fare il K là negli Stati Uniti, dove i dollari li fanno facili, però insomma adesso nel campionato italiano si deve ancora un po' integrare, no? Lui cerca di vendere tutti a 70 milioni, però non ha capito che se non si accontenta gli restano al culo. Va bene ragazzi, abbiamo veramente chiuso, il presidente Conte ci ricorda quando ci vediamo e poi ci si parla. Ci vediamo lunedì prossimo, ore 20, come al solito mi raccomando, cioè, noi siamo bravi, vi pensiamo, se per caso vi dovessi richiudere in casa, ricordatevi che lunedì sera, un'oretta, sapete che cosa fare. Un abbraccio e a lunedì prossimo. Ciao ragazzi, a lunedì prossimo! Ciao!